5 dipinti, 100 anni in compagnia di Maurizio Valenzi, prima tappa oggi di una mostra itinerante. Sono molto felice di poter inaugurare oggi questa mostra che ha dovuto superare tanti problemi, innanzitutto quelli dovuti al virus, per cui dove si doveva fare a maggio, poi slittata, poi a settembre significava farla a ridosso delle ferie d'agosto, che ha complicato tante cose. Però abbiamo avuto un grande impegno di tante persone, innanzitutto la curatrice Olga Scotto Divetti, l'architetto Enzo Tenore, tutto lo staff della fondazione e anche la sovrintendenza ci ha dato una grande collaborazione. E questa mostra, che comunque è fatta con il contributo della Regione Campania in una sala del Comune di Napoli a San Domenico Maggiore, vuole mettere in luce un aspetto diverso da quello che di solito si conosce di mio padre, cioè non soltanto l'aspetto prettamente politico. Noi l'anno scorso abbiamo anche fatto un'altra mostra di disegni in cui c'erano gli schizzi, i ritratti di vari personaggi conosciuti all'epoca, non so, Craxi, Nenni, Berlinguer, Fanfani e così via, ma invece l'aspetto più intimo, più personale, gli amici, la famiglia, i viaggi, i paesaggi quindi, e poi anche un'attività che lui ha svolto meno conosciuta, molto breve, iniziata tardissimo, dopo gli 80 anni, di scenografie per delle opere teatrali e poi degli schizzi fatti anche durante le prove della musica d'insieme che si facevano a Villa Pignatelli dell'Associazione Scarlatti. E, insomma, quindi questa varietà di interessi e di rapporti umani. E quindi su questo poi abbiamo voluto dare questo titolo, 100 anni in compagnia, perché comunque in ogni occasione mio padre non era mai solo, era sempre con amici, compagni e gente di tutti gli ambienti sociali. E questa penso sia stata un po' la cifra sia del suo essere politico e sia dell'arte, quando ha potuto praticarla, quando ha avuto il tempo di praticarla. Dicevamo, 8 segmenti in esposizione, Amici, Tunisia, Viaggi, Musica, Teatro, Studi per la Rivoluzione Napoletana, Studi per Vetro e Ceramica, quindi il visitatore sarà piacevolmente impegnato. Io lo spero, non sono io a doverlo dire. Comunque sono delle cose meno note, ecco, questo volevo dire. Poi la mostra è anche impreziosita, secondo me, da un video che è stato realizzato da Maria De Filippis e Vincenzo Russo, usando dei pezzi film di Super 8 che abbiamo recuperato, che più che altro erano le vacanze di famiglia. Però sono stati montati in una maniera così garbata, veramente, che hanno un po' la suggestione, no, del passato, ecco, di vite di tanto tempo fa. Solo questo e ti lasciamo. La cifra stilistica di Maurizio Valenzi. Ma io non sono storico di me. Appunto, ci interessa il tuo parere. Prova non da tecnico. In che senso cifra stilistica? Il segno di Maurizio Valenzi. È un segno rapido, è un segno che immediato, a volte sembra quasi così casuale, perché lui disegnava durante le riunioni, sulla carta intestata, sulle buste, su quello che si trovava. Oppure dopo pranzo poi colorava col caffè, che questa è una cosa però che hanno fatto tutti gli artisti delle avanguardie del Novecento. Però credo che non c'era poi casualità, nel senso che lui cercava di con pochi tratti cogliere l'essenziale. Qua copio quello che hanno scritto alcuni critici, che in effetti forse anche quando dipingeva c'era sempre il disegno sotto, cioè non era l'acquarello, diciamo, del colore senza confini, ma c'era sempre un tratto un po' preciso di disegno su cui poi andava il colore. Grazie a Lucia Valenzi, presidente della Fondazione Valenzi.
Oggi inauguriamo una mostra dedicata a Maurizio Valenzi, artista, una mostra che ricostruisce con circa 136 tavole l'intimità del sindaco Maurizio Valenzi. È sorprendente in realtà guardare queste tavole per tanti motivi. Il primo perché hanno la capacità di ricostruire una comunità, gli incontri, gli episodi che hanno caratterizzato, buona parte degli episodi, degli incontri che hanno caratterizzato la vita dell'uomo artista, non solo dell'uomo politico. E l'altra è che aveva un tratto incredibile in questi pochi schizzi, insomma di questi pochi tratti che vediamo in alcuni bozzetti, che hanno la capacità di restituire l'anima di alcune persone che sono raffigurate, delle immagini, anche se sono tratteggiate da pochi schizzi di penna. È una mostra davvero bellissima che va visitata, che invitiamo tutti a visitare all'interno del complesso di San Domenico Maggiore, che è un luogo dove in questo momento stanno succedendo tante cose. Mentre si inaugura questa mostra c'è Piano City, al piano di sotto, all'interno del cortile, ogni sera si susseguono spettacoli musicali, artistici, teatrali, insomma è un luogo che abbiamo immaginato come una piazza d'arte. Per questo siamo molto contenti oggi che questa inaugurazione si inserisca proprio in questo posto, che è il posto da cui prevalentemente nasce la ripartenza della città. Ritratto e ritratto caricaturale di Maurizio Valenzi. Maurizio Valenzi è un artista come formazione, anche se su questo aspetto ha preferito il suo viaggio nella politica, non come uomo di potere, ma come uomo del fare. Questo lui non l'ha mai dimenticato, non a caso la sua esperienza di accademia in Tunisia ebbe degli alti e bassi, perché appena poté si dedicò a essere un uomo, anzi un giovane attivista per la libertà anche della Tunisia. E questo non lo ha mai dimenticato, né ha mai smesso di essere così com'era da giovane. È sempre stato un eterno, non ragazzo nel senso solo indipendente, ma formato a quelle azioni con tutto il cuore. Io ho avuto un rapporto con lui molto intenso, proprio di amicizia, e con me lui dedicava lo spazio all'analisi del suo cuore nell'arte. Quindi posso dire che aveva una grande formazione, era molto attento naturalmente agli ambienti contemporanei, amico anche di Sebastian Matta, ben al di là dell'oceano, e aveva collaborato con lui. Però nonostante tutto era stato a Parigi con Di Vittorio, quindi ci sono le due anime. Con me ha provato a parlare di arte, ma l'arte è qualcosa che nel fare deve essere piena di impegno, ci si deve dedicare totalmente, e questo lui non lo voleva fare. Lui non ha dimenticato il suo cuore, però ha preferito mettere da parte la sua esperienza che avrebbe potuto portarlo lontano per l'altro. Quindi su quest'uomo Valenzi avrei molto da dire, ma vorrei anche dire qualcosa di più tornando al ritratto. Il ritratto perché? Il ritratto è qualcosa di importantissimo nella nostra storia dell'arte, ma è il disegno soprattutto, e qua si vede la sua formazione, non smette mai di disegnare. Lucia ha detto una cosa importantissima, che anche nell'acquerello, nelle opere pittoriche, poche rispetto agli schizzi e ai disegni, non dimentica mai il tratto che definisce l'immagine. Nel 1935 cosa faceva? Queste 32 donne nude stese, dove la linea costantemente ferma di Maurizio, ecco questo tratto della linea veloce e che non si ferma, fa con continuità un tratto che magnifica il corpo, gli dà consistenza e quindi non solo vivacità di azione nel volto, ma anche nella corporatura, di consistenza fisica, di volume. E poi che succede? Innanzitutto le posture di queste tre donne dicono anche quale fosse la sua visione rispetto a queste. Non sono le donne che poi saranno di Toulouse-Lautrec. Lui non ha niente di lascivo in queste, sono tutte donne che, guardate, nelle spalle raccolgono il seno, non lo esibiscono. Ma cosa c'è di interessante poi quando si tratta del ritratto? I volti, pensieroso,
in attesa che forse arrivi qualcuno, ma sempre con questa attesa nello sguardo e quest'altra romanticamente più abbandonata. Sono piccole differenze, non sono uguali, si potrebbe pensare, ma non lo sono. E questo tratto lui lo conserva anche quando vuole dare questo piccolissimo disegno, che è del 39, quindi poco dopo, all'ambiente. Che cosa succede? Un agglomerato di casette piccole, tutte una uguale all'altra. E cosa c'è? Di fronte a questa diciamo storia di contesto urbano molto semplice, molto povero, la natura è rigogliosa, quindi prende il sopravvento, quindi queste palmette, questi rami, tutti quanti, guardate, con questi tratti piccolissimi disegnati, questi tronchi che si attorcigliano, è veramente un cioè questo io lo ritengo uno dei disegni più interessanti del suo tratto, anche se non compaiono i volti, in assenza dell'uomo. C'è però un piccolo disegno che potrebbe essere un cagnolino, qualcosa di animato. Il resto lo racconta un episodio di un contesto tutto naturale. E poi, a parte questi, ecco, guardiamo che cos'è questa donna con i bambini in braccio, questa mater matuta così importante e con questo volto però che emerge tra i capelli dal fazzoletto annodato alla meglio. I bambini hanno gli occhietti vispi e guardano, lei invece non guarda in avanti, guarda un punto lontano, quasi appunto a dire la gracilità della sua vita, la consistenza umana che poi l'attorniava e quindi anche il suo senso di impotenza, forse, come si legge anche in questi occhi. E tutto qui il disegno di Manuzio, in quella piccola esperienza fisionomica che è nel volto l'occhio, corrugare le sopracciglia, la piccola ruga sulla fronte e tutto questo. È un'analisi che io penso che andrebbe fatta su ogni elemento grafico, senza colore, solo il tratto. Quello che diceva la domanda alla quale io mi voglio rifare ora per rispondere, i disegni caricaturali. E forse caricaturali, ecco, non sono mai. Perché è vero che Maurizio tratteggiava chi gli stava accanto e io conservo nel cuore come il regalo più bello tra quelli che mi ha voluto fare di tanto in tanto quando andavo a trovarlo, proprio di piccole cose, appunto, di quelle che sembrano piccole ma per me sono grandi. Mi ha ritratto durante una riunione a Palermo nel 1982 insieme al ministro Scotti, avevamo un grande progetto per Napoli e per il sud, poi non è stato realizzato, ma insieme a me c'era anche lui, col presidente della regione Scotti, e io prendevo appunti come segreteria del ministero, insomma, sulla faccenda, e mi fece questo schizzo. Sono io con i capelli alti, raccolti e gli occhi quasi bassi perché ero intenta, e me lo consegnò su una A4. E questo è stato per me un bel regalo perché mi ricorda un'epoca anche felice in cui ci si muoveva e si aveva anche speranza del futuro, quello che a lui non è mai mancata, che non abbia abbandonato la missione della vita. Perché dico che il ritratto non è mai caricaturale? Perché lui traeva elementi di racconto molto incisivo sugli sguardi, sugli atteggiamenti, sul modo di porsi, di vestire, sul coricare la fronte. Ma non sono alla Toulouse-Lautrec, nemmeno alla Daumier, loro sono più caricaturali. Lui rafforza certe tratteggi. Qui ce ne sono molti, ma voglio dire uno per tutti, perché sui politici ce ne sono molti. Vediamo questo. Questo è Luigi Cosenza. Luigi Cosenza era amico di Maurizio. Io l'ho conosciuto, ho avuto l'onore di conoscerlo prima che venisse a mancare, sono amica dei figli, ma Luigi Cosenza è stato un architetto oltre che ingegnere e noi abbiamo pure dedicato a lui in quel tempo una mostra sull'architetto Cosenza. Come lo
Paolo Delia, fortissimo, con questi tratti molto spessi, questo volto importante, questa camicia elegante, bottonata fino all'ultimo sotto la giacca che non mostra nemmeno il collo, perché tutto lo dedica al volto, a queste rughe, a questi capelli folti, ma cosa? A questi occhi che si aprono con un po' di blefarite, con un po' di avvicchiaia, ma compressi, ed uno sguardo intenso, intelligente, ancora che guarda lontano. Non voglio aggiungere altro, ma ne direi ancora molte. Abbiamo pensato di costruire una mostra che non procedesse in ordine cronologico, quindi che non desse semplicemente una visione cronologica del percorso artistico di Maurizio Valenzi. Bensì abbiamo pensato invece di fare dei veri e propri affondi tematici. In particolare alle mie spalle abbiamo la sezione dedicata al teatro. Tanti sono appunto i bozzetti che sono dedicati alle opere, ad alcune opere teatrali, alcune scenografie che Maurizio Valenzi ha davvero realizzato e sono andate in scena. E ci dimostra appunto una capacità assolutamente eclettica di Maurizio Valenzi di muoversi tra il ritratto, il paesaggio, e anche l'attenzione invece per uno studio come quello per i vetri e ceramiche o per il teatro, che richiede invece una visione d'insieme, quindi dall'affondo psicologico dei suoi amici, della sua famiglia, a un'apertura invece a volo d'uccello, un'apertura molto più ariosa e aperta a un pubblico appunto, che denuncia anche la sua amicizia con Edoardo De Filippo, tra i tanti appunto protagonisti della scena napoletana. Olga Scotto di Vettimo alla curatela della mostra. Olga, sappiamo che una delle cose più importanti e anche un po', diciamo, scoccianti è la scrematura, cioè ci sono tante opere e poi dobbiamo fare una cedita, è una scelta per metterle in mostra. Che tecnica, che modo hai usato per fare questo tipo di operazioni? Questo è un lavoro che non si fa mai da soli, si fa grazie alla collaborazione sempre attenta, sempre partecipe di Lucia Valenzi e di tutto lo staff della Fondazione. È difficile, Maurizio Valenzi ha una produzione incredibile di disegni, la sola Fondazione Valenzi ha nella sua raccolta più di 700 disegni. Si fa una selezione anche a cuor leggero, diciamo, perché c'è tanto bel segno da poter scegliere, e soprattutto perché si sa che la Fondazione Valenzi ha sempre interesse a operare continui approfondimenti dell'attività artistica di Valenzi, quindi quello che non si è scelto adesso sicuramente poi andrà in mostra in seguito. La cifra stilistica di Maurizio Valenzi. Questa è una domanda a cui non c'è risposta, perché Maurizio Valenzi è un eclettico, dicevamo, no? Anche nelle scelte tematiche. E questo è vero anche nel suo non voler mai riconoscersi in una precisa scelta stilistica. È uno sperimentatore, di tecniche, e al di fuori degli schemi, ovviamente è un conoscitore della tecnica, ma in alcuni momenti sembra appunto anche scavalcarla, anche andare oltre, è pieno di disinteresse rispetto a qualcosa che possa portarlo in un solco troppo preciso, e questo rende ancora più vivace ovviamente la mostra. Grazie a Olga Scotto di Vettimo. Grazie a te. Sì, lui era uno spirito libero, uno spirito che forse non si fermava a quelle che potevano essere le categorie anche, ma anche, e questa è la grandezza dell'uomo, rispettoso di tutte quelle che erano le credenze, l'appartenenza di ciascuno. Naturalmente non l'ho conosciuto purtroppo, ma da quello che ho potuto leggere, quello che ho potuto capire, c'è stato un rapporto di rispetto vicendevole, di sensibilità
e anche quindi di maturazione per quelli che possono essere differenti punti di vista. Io oserei dire anche, e poi la libero, mi dispiace questo trattenimento, che Valenzi ha creato anche un avvicinamento dei giovani della FIGC, dei giovani comunisti dell'epoca, alla Chiesa. Io ricordo quel periodo e lo dobbiamo proprio a Valenzi. Sì, diciamo che sono delle figure istituzionali che sono un po' profetiche anche dei tempi futuri. Cioè, ha capito nella sua sensibilità e quello che era anche la sua personalità, che non si potevano creare dei muri, non si potevano creare delle distanze oppure dei rifiuti, e quindi ha cercato di valorizzare tutto quanto di positivo ci potesse essere nell'uno e nell'altro campo, arrivando poi a una convergenza di fini che poi hanno portato a quello che, diciamo, è stato anche il suo insegnamento come istituzione e come sindaco di Napoli. La ringrazio. Grazie. Poi il catalogo non è pronto, magari verrò a portarlo. Abbiamo voluto valorizzare la parte più ultima. Poi un periodo praticamente sono stato dal 30 all'80. Sì, sì, esatto. È sempre documentato. Sì, sì, esatto. Prego, va bene, facciamo. Olga, la curatrice, dove sta? Chiamatemi Olga, così. Vabbè, qui abbiamo messo dei quadri così giusto per indicare il luogo, però in realtà sono disegni. Questo era Paolo Ricci, un critico d'arte molto amico suo e questa è mia madre degli anni 30. Olga Scotto, la curatrice, e lui è l'architetto che ha fatto l'allestimento. Se mi spostate un po' se non rompe per niente. Molti sono questi schizzi che lui faceva. Sì, anche con la parte infestata, proprio durante le riunioni, durante... Questi sono la famiglia, la madre, il padre, quindi sono vecchi negli anni 30, e poi sono autoritratti, sono... E poi anche personaggi famosi ma anche semplici, quelli che lui incontrava. Sì, per no, anche bambini sulla spiaggia. Proprio... Sì, sì. Perciò abbiamo messo quel titolo in compagnia perché mi piaceva sempre stare con le persone. Avrò questa socialità. Proprio bello, avete fatto un'opera anche per la città, la comunità, conoscere questo aspetto così intimo, no? Personale. Se non si dice, alla fine c'è anche un video fatto super 8, una vacanza. Questi sono interessante, veramente interessante. Poi, scusa.
capire questi volti che poi parlano tutti. Molti non sappiamo chi sono, sono una cosa. Non si conoscono. No, non sappiamo, è capitato. Veramente interessante. E là c'è la Tunisia, i contadini arabi, braccianti, da questo lato qua. Qui sono 140. 140, ma ne abbiamo 700. Wow. Abbiamo fatto una scelta. Ah, sì, no, ma... Questi sono i beduini che andarono nel sud della Tunisia senza realizzare il bambino sulla sinella. Raccoglitrici di olive, facevano un lavoro terribile, piegati in due nel mondo. E poi lui ha ripreso, siccome non hanno dipinto per molto tempo, poi ha ripreso queste cose negli anni 70 e ci ha fatto dei quadri poi. Cominciare a fare e a rielaborare. Poi qualche viaggio, qui è la carta intestata del Parlamento Europeo, la finestra, a quelle Baku che dicono che è uguale a Napoli perché c'è il golfo. Sì. Di qua o qualche altro viaggio, so se tutto il mio. Thank you.
Abbiamo messo un libro che è stato fatto da tre giornalisti, Ermanno Corsi, Leonora Puntillo e Giustino Fabrizio, che no, questo vabbè, sono i 10 anni di lavoro nostro della fondazione. No, questo qui abbiamo fatto prima, giusto prima della chiusura, ci siamo salvati per un pelo, prima che sapessimo dove ci dovevamo dentro, un convegno abbiamo fatto su quel periodo, sugli anni 70, e quindi cerchiamo di andare poi agli atti del convegno con la ricostruzione storica. Sempre dell'Università Orientale, no? Insieme all'Università Orientale, che ha stampato, ma cioè, anche la Federico II mi ha aiutato. Si tramanda tutta una ricchezza, fa congratulazioni. Grazie. L'ho scoperto per tanti, Senti, il sindaco pescatore, ci sarà anche il sindaco pittore che viene fuori. Eccoli. A me pare, almeno personalmente, è stato come una scoperta dell'uomo, dell'artista. Tutti sappiamo, il sindaco, Renzi, sindaco, identificato un po' con questa carica istituzionale che lui ha ricoperto con tanta dignità, con tanto saper fare. Emerge qui l'uomo anche interiore, la parte intima, la parte personale, la delicatezza anche dell'uomo che sa riprodurre non solo i grossi personaggi, la propria famiglia, ma anche quegli atteggiamenti umili e spesso anche ricordando perché sono stati gli eventi che hanno caratterizzato la sua vita anche di sindaco. E quindi è come veramente una riscoperta dell'uomo, dell'artista e anche dell'uomo politico che continua a lasciare delle tracce molto forti anche per lui. Grazie mille. Grazie. È sul comune, sì, anche l'allestimento è diciamo in questo momento così complicato fare questa mostra che in realtà avremmo dovuto fare a maggio, quindi in piena chiusura, è slittata a settembre, abbiamo avuto le difficoltà di farla a settembre con le ferie di agosto, le persone che c'erano non c'erano, insomma, i problemi sono stati tantissimi. Alla fine però si è fatta perché c'è stata una grande partecipazione, anche sacrificio se vogliamo, di chi ci ha lavorato, e quindi voglio ringraziare, intanto voglio ringraziare chi ha permesso la possibilità di fare una mostra, che la Regione Campania ci ha dato i soldi, il Comune di Napoli, la sala, qui abbiamo l'assessora. E poi la sovrintendenza anche, che pur ponendoci dei limiti molto precisi, però poi alla fine hanno collaborato e ci hanno in realtà aiutato a realizzarla. E il lavoro grande è stato quello di Olga Scotto di Vettimo, che con la sua competenza ha costruito appunto un percorso, un significato, e poi ha lavorato al catalogo che è imminente, che uscirà tra pochissimi giorni e sarà appunto disponibile, ed è un catalogo sulla grafica, solo sui disegni, però sia questi che quelli che avevamo esposto l'anno scorso, che erano disegni diciamo politici, ritratti, schizzi politici. Però poi c'è stato un
grande impegno di tutto lo staff della fondazione a tutti i livelli, il segretario che non vive non si è nascosto, l'architetto che ha fatto un allestimento, l'architetto Enzo Tenore che ha fatto un allestimento che ha ritrovato penso il gusto di tutti perché è estremamente elegante, e il video, questo video così un po' originale con i pezzi dei filmini Super 8 che quando stai fatti non si sarebbe mai immaginato di doverli poi proiettare, e che hanno prodotto Maria De Filippis e Vincenzo Russo. E niente, penso che avrò sicuramente dimenticato qualcuno, però mi succede sempre quando faccio i ringraziamenti. Però quello che vorrei sottolineare è che appunto rispetto al momento che viviamo, che è un momento anche che colpisce la socialità, no? La possibilità di, come dicono, diciamo, fare distanziamento sociale, che già la parola farà benedire. E in effetti, pur rispettando tutte le regole sanitarie, il messaggio è quello che, insomma, stare insieme. Mio padre, credo che tutta la sua vita non è stato solo, anche nei momenti più terribili, anche quando è stato in carcere, ed è stato anche in compagnia di questo suo gusto, questa sua passione artistica che l'ha accompagnato sempre insieme alla politica. E non è un aspetto così secondario, ecco, della sua personalità, anche se è meno conosciuto. E poi l'ultima parola vorrei spendere per mia madre, che abbiamo voluto mettere una dedica nel catalogo, perché se qualcuno l'ha spinto a non abbandonare questa attività artistica è stata lei, che gli regalò appunto una scatola di colori quando ha avuto un momento per dipingere, e che recuperò anche questi piccoli disegni che di nascosto lui aveva fatto nel campo di concentramento in Algeria, un posto tremendo, insomma, però in cui lui riuscì, diciamo, sul retro di un volantino a fare questi schizzi, e che poi ha riutilizzato per dei quadri fatti negli anni 70. Io vorrei dare un attimo la parola anche a Olga, Olga Scott-Giuletti, la curatrice, e all'architetto Vincenzo Tenore, però prima mi sembra che volevi darci qualcosa. Aspetta che la vada a prendere. Ah, vabbè, la vado. Prego, Olga. È difficile appunto parlare dopo questo bellissimo ricordo di Lucia, della madre, perché effettivamente ha un ruolo importante nella vicenda di vita, ovviamente sia politica, artistica che umana di Maurizio Valenzi. E questa idea appunto dello stare insieme, della compagnia, che è quello che questa mostra ha voluto esaltare, è una mostra ovviamente pensata ancora prima della pandemia, ancora prima dell'emergenza Covid, ma che adesso diventa un elemento simbolico molto importante da valorizzare. È ben descritta attraverso la relazione, ben descritta attraverso i legami che Maurizio Valenzi ha saputo intrecciare con chiunque, quindi con la famiglia, e sono ben evidenziati appunto gli affetti attraverso gli affetti, ma anche i caratteri dei diversi componenti della famiglia, gli amici, i tanti intellettuali che ha frequentato, ma anche la gente semplice, la gente comune che aveva la possibilità di incontrare anche semplicemente al bar, dove velocemente schizzava il ritratto e lo regalava, ma che viene poi appunto condensato questo racconto, e qui mi unisco in quei ringraziamenti finali solo per che Lucia ha dimenticato. Questo racconto viene poi condensato attraverso un altro racconto molto intimo, che è quello del montaggio di un video che ci racconta
l'esperienza di vita di Maurizio Valenzi. La mostra, questo appunto per dare solo delle brevissime indicazioni di ordine pratico, una mostra che si divide in alcune sezioni, quindi non ha uno sviluppo cronologico, e questo perché si è tentato di fare dei confronti, di esaltare quindi il segno di Maurizio Valenzi al di là della ricerca stilistica di quel determinato momento. Abbiamo voluto dare più importanza ai volti, abbiamo voluto dare più importanza ai luoghi, alle presenze, agli incontri, e quindi parlare di Maurizio Valenzi artista non interessava in questo momento parlarne attraverso una chiave precisa, che è quella del Maurizio Valenzi artista all'interno di una comunità, fosse essa politica, fosse essa una comunità che invece era famiglia, fosse essa appunto la comunità del vivere sociale e quotidiano. Sì. Sono contentissimo di essere stato individuato dalla Fondazione da Lucia per l'allestimento di questa mostra. Allestire significa generare una relazione tra l'osservatore e le opere che vanno in allestimento. Maurizio, avete notato, ha una mano felicissima e cambia continuamente stile nel suo racconto, anche estemporaneo, della vita degli altri. E per questo abbiamo allestito una mostra che è come una sorta di spartito nero che può, su cui possono albergare le note differenti di questo artista. Le stanze non ci sono, la prima installazione che abbiamo pensato in un altro luogo parlava di stanze, parlava di gruppi di quadri che potevano essere fruiti in altro modo. Evidentemente le norme Covid hanno imposto una dimensione più fluida dell'allestimento, avete notato che si attraversano più o meno delle stanze, si ha la sensazione di stare raccolti attorno ad una famiglia di opere e poi si passa a quella successiva. Ci sono questi capisaldi, questi cinque capisaldi che abbiamo voluto evidenziare in una prospettiva lineare che attraversa idealmente la vita di Valenzi e punteggia, grazie alla selezione di Olga, alcuni eventi fondamentali della sua storia con questi capisaldi blu pastello, azzurro pastello, mi piaceva anche il nome del colore. E quindi siamo felicissimi che la Fondazione abbia fatto più del dovuto per impegnarsi assieme alle istituzioni alla realizzazione di questa mostra. E li ringraziamo. Ringrazio Olga ovviamente e Maria Di Fiore. Il Biennale ci ha onorato della sua visita, se può dirci due parole soltanto, e abbiamo l'assessore, forse vorrà dire qualche cosa anche lei. No, per me, dicevo, è come una scoperta l'uomo, dell'artista Valenzi, perché si parla normalmente di lui come un grande sindaco che ha lasciato delle orme molto profonde anche nella nostra società ancora oggi. Scoprire l'intimo, il personale, l'artista di questa personalità, appunto, è come se noi ci arricchissimo tutti quanti di questo spirito forte che ha saputo poi interpretare la sua vita lunga, almeno questa parte artistica, dal 30 all'80, quindi 50 anni di impegno anche artistico, oltre che poi sociale e istituzionale. Ed è questa una ricchezza per tutti, io credo. Perché anche questo aver saputo individuare aspetti particolari della famiglia, degli amici, di artisti, ma anche di gente comune, no? Come si diceva, significa la sensibilità di una persona che sa cogliere il momento e sa trarne poi anche degli insegnamenti per tutti noi. Ma a lei soprattutto, a questa grande professoressa, lo spirito con cui questa professoressa tramanda lo spirito del padre, della madre, è qualcosa di eccezionale e di esemplare. Fossero tutti come lei. Comunque bene, congratulazioni, felicitazioni e grazie anche per averci donato questa esposizione. Sì, aggiungo poche parole alle parole bellissime che sono state dette negli interventi precedenti.
Intanto abbiamo voluto fortemente che questa mostra non facesse parte di quella enorme quantità, devo dire, noi di mostre che abbiamo purtroppo dovuto rimandare o comunque perso a causa della pandemia. Anzi, in realtà si iscrive, si inaugura in un momento in cui ci affacciamo a questo biennio, a questo anno 2020-2021, fine 2020, inizio 2021, che in qualche modo ci auguriamo che sia l'anno della ripartenza vera, in cui soprattutto le arti e la cultura ricomincino a camminare con le proprie gambe e in maniera all'altezza di quello che sono e che sono state per quella di questa città. Lo facciamo con una mostra che, come si diceva prima, effettivamente ricostruisce attorno a noi, attraverso questi disegni, una comunità. Ed è esattamente lo spirito che sta vivendo in questo palazzo in questo momento. Non è un caso che siamo qui, siamo all'interno di San Domenico, una sala è dedicata a questa bellissima mostra. Attorno a noi tantissime altre arti, altre espressioni culturali si stanno avvicendando giorno dopo giorno e ora dopo ora, perché in qualche modo abbiamo avuto che da questo palazzo, da San Domenico Maggiore, ripartisse la scena culturale, una parte della scena culturale della città. E per questo siamo particolarmente orgogliosi che questo appuntamento, che tra l'altro lo inauguro io quest'anno, ma è un appuntamento fisso della Fondazione Valenzi con l'assessorato alla cultura. Nel 2019 ci si è concentrati maggiormente sulla produzione, sulle fotografie che raccontano la storia di Maurizio Valenzi sindaco, ma soprattutto la storia di Maurizio Valenzi uomo politico che ha attraversato il Novecento, questo secolo così duro e importante. L'anno scorso in realtà, come diceva Lucia, accoglievano degli schizzi che sono i cosiddetti appunti visibili del sindaco, del sindaco Valenzi, ed erano un modo in cui lui raccontava soprattutto il pezzo più politico della propria vita. Oggi invece ricostruiamo qui la sua intimità, i suoi affetti familiari, ma in generale la vita intima, culturale del sindaco Valenzi. E questa comunità è esattamente quella che noi dobbiamo ricostruire, questo spirito comunitario è quello che dobbiamo ricostruire al netto, diciamo, del necessario distanziamento fisico che ci serve per uscire fuori da questa fase così difficile, ma ritrovarci insieme come una comunità in un contesto sociale come questo, facendo tutte le attenzioni dovute, è esattamente la direzione in cui dobbiamo andare, perché per rialzarci veramente come merita la nostra città. Maurizio Valenzi in questa mostra è raccontato come artista e viene raccontata la sua intimità. Lo facciamo raccontando una figura che è stata innegabilmente una cesura per la nostra città, una figura che ha cambiato irreversibilmente la storia di Napoli. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Io sono figlia di una generazione successiva alla sua, ma di lui la prima cosa che ho imparato a sapere è che prima di Valenzi esisteva una città e che dopo Valenzi esisteva un'altra città. E dentro questo crinale che ci fa, dobbiamo iscriverci ogni anno per aggiungere un tassello di narrazione di questa figura, ma che partendo da questa consapevolezza c'è un prima e un dopo, e tutto quello che è successo quel dopo è sicuramente diverso, e questa cesura dobbiamo evidentemente tantissimo. Finiamo solo con questo disegno che ha portato Silvio Frigerio, che facciamo vedere a loro, e che rappresenta, spiega un po'. Allora, è una locandina, gira. È una locandina fatta negli anni 68-70 tra Maurizio Valenzi, Cipino Cilento e il sottoscritto. All'epoca gli studenti della facoltà di architettura e i politici erano interconnessi, cioè ci incontravamo molto spesso, c'era attività assolutamente concorde. Questa è una locandina scherzosa sulla famiglia Gala. La famiglia Gala, senza, sono piccole caricature. Maurizio ha fatto Silvio Gava, un gallo. Ceppino Cilento ha fatto ancora Silvio Gava. Ceppino era il promotore. Ceppino è quello locali. Che aveva il rapporto con le. E il sottoscritto ha fatto Silvio Gava, piccolino. Quello è Antonio però. Antonio Gava. Anche va. Questo è Antonio. No, questo è proprio Silvio. Sì. No, va bene. All'epoca era io l'ho trovato ultimamente e le faccio duro alla fondazione con molto piacere. Dietro c'è uno scritto, di Diego Del Rio. Ah, che era un grande amico anche di mio padre, che ha lavorato tanto al commissariato per la ricostruzione. Sì. Morto prematuramente. Ok, grazie.